boia chi molla, boia chi molla. Fu lui a dirlo e a urlarlo per la prima volta. Erano quelli i giorni del chi per Reggio non è, peste lo colga, presto trasformato in boia chi molla, urlo disperato di chi vede calpestate le ultime speranze dall'uomo che sarà simbolo di questa rivolta, il sindacalista della CISNAL Ciccio Franco. Certo, l'ho coniato io in un articolo per il settimanale Libertà e Lavoro che guidava la battaglia per Reggio, e da quel momento il popolo ne fece un po' il suo vezzillo, il suo richiamo di battaglia. Nasceva allora, mentre la rivolta cominciava a infuriare, il Comitato Unitario per Reggio. Qualcuno pensava che potesse essere la via giusta per mediare, trovare la soluzione. Ciccio Franco spiegò così cos'era il comitato, nel frattempo trasferito dalla sede di via San Francesco di Paola sul corso Garibaldi al numero 309. La rivolta parte col Comitato Unitario che era retto da Democristiani, e così si va avanti fino al 27 di luglio. Il 28 di luglio accade un fatto strano: in prefettura il Comitato Unitario, su sollecitazioni o su minacce, non voglio dire ricatti, che avvengono in quella sede, non ritiene più di poter varare per il giorno seguente lo sciopero generale che aveva indetto. Quella notte nasce spontaneamente il Comitato d'Azione per Reggio Capoluogo, che quindi continua la battaglia per Reggio che era stata interrotta in prefettura dal Comitato Unitario. La rivolta è un fatto veramente spontaneo che viene poi guidato dal Comitato d'Azione quando gli altri hanno lasciato il campo, ma è veramente un fatto di popolo, perciò successivamente gli altri hanno riconosciuto, la saggistica nazionale, gli uomini politici di ogni parte hanno giustamente registrato il valore di grande protesta popolare. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, che si innalza altissimo. Va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi. Te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime. Fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido.
dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi, ma chi era Ciccio Franco? Chi era davvero quell'uomo che mise in gioco tutto se stesso per Reggio e per i Reggini? Antonio Franco ricorda così lo zio. Io il ricordo che ho è di una persona buona, di una persona generosa, di una persona che ha insegnato a me, come a tutti i Reggini, che non bisogna mai fare un passo indietro quando si è convinti di aver ragione e quando si difende la propria terra, che non bisogna cedere a nessuna lusinga, che bisogna essere determinati. Con la massima umiltà, ma anche con la massima fermezza. Ecco cosa, ad esempio, racconta oggi Franco Baldo Chiocci, inviato 40 anni fa a Reggio dal quotidiano Il Tempo di Roma. Ecco chi era, secondo Chiocci, quel Ciccio Franco indicato come capopopolo e sobillatore violento di piazza. Niente meno, ricorda Chiocci, Ciccio Franco era stato il primo a coniare un'etichetta che sarebbe diventata famosa alcuni decenni dopo e di cui tanti si sarebbero impadroniti. Mani pulite, mani pulite. Ciccio Franco e la rivolta raccontata con un capolavoro di disinformazione. I Reggini, come molti altri in altre città d'Italia, si erano accorti che non contavano perché non c'erano santi in paradiso. Quindi era la rivolta dei, come diceva Ciccio Franco, e nessuno si è ricordato che la definizione mani pulite che ha fatto l'onore del Pulo di Milano è nata da Ciccio Franco, che diceva che sono un morto di fame che ha le mani pulite. Io la maniera più bella per ricordarlo non è con la retorica, con la demagogia. Chi c'è qui dopo tanti anni che è morto sa la sua azione, sa le sue battaglie, le ha apprezzate e probabilmente ancora ci si ritrova. Da ultimo diceva Peppagliano, e questo invece ci tengo parecchio, diceva Peppagliano che si ricomponga la destra. Anche le polemiche di questi giorni, che sono sempre ripetitive, devono cessare. La destra, quantomeno, che dietro i propri simboli che si ritrovi tutta unita e compatta, ha maggior ragione in questo particolare momento. C'è necessità di raggranellare tutte le forze, di ritrovare quello spirito che chiedeva qualcuno che faceva dei servizi poco fa. È ancora attuale il Boia di Molla, è ancora più attuale se Boia di Molla significa quel che ha significato per noi, vale a dire un giuramento, un rito di giuramento, anche questo che si ripeteva in continuazione quotidianamente ad ogni manifestazione, un rito per rinnovare il patto di amore che legava la città di Reggio Calabria agli uomini della destra politica e sindacale. Io penso che ci siano tutte le condizioni di difficoltà, peggiori di quelle del 70, non c'è neanche una luce, ci sentiamo anche, diciamolo con molta franchezza, sbandati non avendo più una casa comune. È necessario quantomeno che nel ricordo, io penso anche nell'azione politica, nell'azione che viene fatta dentro gente, sentiamo, avvertiamo la necessità di un forte appello all'unità che può rendere più forti, più serie, più capaci, più efficaci le nostre battaglie. Se mille sono le storie che il vento porta via, questa è la nostra storia, generazione mia.
venuti dall'inferno, col fuoco nelle vene, innalzeremo al cielo le nostre catene. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. Svegliatevi fratelli, su non dormite più, giocatevi oggi stesso la vostra gioventù. Se la maledizione ce la portiamo addosso, la bruceremo insieme col primo straccio rosso. E torneremo in Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. Se scioglieranno il nodo che oggi ci tiene uniti, andremo in altri posti a costruire i nidi. Ci brucerà le case, ma che importanza ha? In casa dei fratelli del posto ci sarà. E torneremo in Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. Han fatto leggi e imbrogli per chiuderci la bocca, dei nostri nomi il muro del carcere ribocca. Ma mille volte mille il canto si udirà di chi stasera canta la sua libertà.